Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video dei prodotti finiti del periodo. Vi ricordo che nel mio canale è aperto un giveaway, sarà aperto fino al 10 di gennaio e anche sul mio Instagram è aperto un ulteriore giveaway aperto fino al 15 mi sembra. Comunque giù nell'info box trovate il link sia per il mio Instagram sia per il video giveaway qua su YouTube. Allora, parto con i prodotti finiti del periodo. Io non so se questo video lo caricherò prima dell'anno nuovo, dopo, durante, non ne ho idea. Oggi è il 24 di dicembre e niente, partiamo. Ho due prodotti che non sono totalmente finiti, ma in realtà tra un paio di applicazioni lo saranno, quindi ve li mostro. Uno è questo detergente intimo di Victor Philippe della linea Alpropoli. Mi è stato omaggiato dall'azienda Alsana, è un detergente intimo che mi è piaciuto molto, è certificato EcoCert, è nickel tested, buonissimo, una buona profumazione. Un po' erbosa, ci sento tipo il tea tree, molto molto buono, fa una bella schiuma, delicato, lascia una bella sensazione di freschezza, di pulito, però non è aggressivo, non irrita e mi piace molto, peccato che è finito, forse 250 ml sono un po' poco, però un buonissimo prodotto, se vi capita prendetelo perché è un ottimo prodotto. Un altro prodotto che invece avevo messo in un video, mi sembra sì, nonni o top e flop, ve lo lascio linkato, e che alla fine vi dico non mi è piaciuto, è della linea Sie Nature ed è questo detergente intimo lenitivo con calendula e aloe bio. Un prodotto anche qua naturale, certificato, lei va sempre a bere quando faccio video. Perché mi? Perché è talmente tanto delicato che non mi dà la sensazione di essermi lavata. Non mi piace, ecco, lo sto utilizzando per lavare i piedi, perché appunto quando lo utilizzo non mi dà la sensazione di essere lavata. Non lo so perché, magari ecco per i bambini lo consiglio, però soprattutto per noi donne no, in alcuni periodi del mese soprattutto non vi dico che mi causava delle irritazioni, però però no, alla fine non mi ha convinto, quindi niente, non lo riacquisto. Un altro prodotto della Sien che ho finito, però questo non è della linea Nature, ma è l'edizione estiva della linea Tropical Summer, ha questo sapone mani al profumo Summer Passion. Allora, ve lo mostro lo stesso, intanto perché io l'ho finito ora. Poi perché a volte anche sotto Natale si trovano dei pezzi così singoli, scontatissimi, che sono le rimanenze delle vecchie collezioni e quindi ve lo mostro. E poi perché secondo me la profumazione, che è una roba spettacolare, è una delle profumazioni più buone che io abbia sentito negli ultimi anni, veramente buonissima, mi piace un sacco, infatti il prossimo anno credo che ne farò una scorta, però secondo me non è una profumazione prettamente estiva, nel senso è una profumazione che va bene per tutte le stagioni, mi piace molto, lava molto bene le mani, non va a seccare la pelle, lo trovo un ottimo prodotto, 500 ml pagato pochissimo, buono. Ah, ovviamente, come sempre, giù nell'info box trovate tutti i link dei prodotti che vi mostro, che vi rimandano al mio blog. Lì ho fatto una recensione più approfondita con inci, prezzi e dove trovare i prodotti, quindi trovate tutto nell'info box. Poi ho terminato finalmente questa crema del marchio Seisol Body & Beauty, acquistata al Tigotà, e questa è una crema intensiva contro gli inestetismi della cellulite, azione riducente. Allora, io l'ultima volta che vi ho fatto vedere un prodotto anticellulite non ho fatto una premessa perché reputavo, insomma, non lo so, reputo le persone abbastanza intelligenti, ma evidentemente non tutte lo sono. È ovvio che da una crema anticellulite io non mi aspetti di migliorare, di eliminare la cellulite, ok? Io
ho preso un diploma, ho studiato come estetista e ho fatto e sto facendo un sacco di corsi di aggiornamento, quindi lo so benissimo come funziona la cellulite e so che con una crema la cellulite non se ne va. La cellulite intanto c'è di vari stadi, è ereditaria. Può derivare da una vita sedentaria, da alcuni tipi di sport, da un'alimentazione sbagliata, dal fumo, dall'alcol, dai pantaloni troppo stretti, dai tacchi, cioè veramente da un sacco di cose, ok? Ed è il sistema linfatico, che non lavora più bene con il sistema circolatorio e si creano dei ristagni di liquidi, e ce li possono avere tutti, persone grasse e persone molto magre. Fatta questa cosa, è come dire, hai la pelle secca, non ti comprare la crema perché tanto la crema idratante ti idrata solo lo strato superficiale e devi bere tanto. Sì, ok, è vero, però la crema aiuta. E così per i prodotti anticellulite. Questo in particolare però a me non è piaciuto, l'avevo messo da parte, poi l'ho ripreso perché non voglio buttare via prodotto. Però no, allora, una profumazione molto buona, una crema che non rimane appiccicosa ma va lavorata un pochino, quindi permette appunto di fare un bel massaggio. Però, allora, intanto, anche se la crema è stata assorbita, se ci mettiamo dei pantaloni neri o ci sediamo su dei tessuti neri, mi è capitato in estate, ho applicato la crema, poi mi sono seduta sopra dei pantaloni che avevo piegato nel letto neri, lasciano stampo bianco e non va via, bisogna lavare i vestiti, quindi già questo non mi piace. Lascia una patina, una pellicola sulla pelle che non si assorbe e che non è una pellicola di unto, però è una pellicola che si avverte, sgradevole. Inoltre non ho notato né la pelle più idratata né la pelle un pochino più compatta o più tonica, quindi non mi è piaciuto. Ho terminato invece per il viso questo non sapone della Omnia, un prodotto certificato ICEA 300 ml. Allora, io non amo le profumazioni di mandorla. Questo sa di mandorla ma in maniera un po' delicata. Era un prodotto molto liquido che io tenevo in doccia, utilizzavo per lavare il viso sotto la doccia. Mi è piaciuto, una bella schiuma, non secca la pelle, non brucia gli occhi, non irrita la pelle, lava molto bene e è abbastanza delicato, quindi un ottimo prodotto, mi è piaciuto, mi è durato tantissimo usandolo solamente ogni tanto sotto la doccia, però potrei anche riacquistarlo perché alla fine non è stato male. Ho terminato poi questi dischetti di Primark, sono dischetti che ho pagato 75 centesimi, sono buoni, costano poco, sono anche tanti. Non sono tra i miei preferiti, ma per il prezzo che hanno vanno benissimo. Poi ho terminato questo contorno occhi antirughe a livello spinoso Bio Toscano di Bioficina Toscana, un prodotto che mi è piaciuto tantissimo. Dura un sacco perché basta veramente poca crema per applicazione. Buono da applicare sia di giorno che di notte, in tutte le stagioni e per tutti i tipi di pelle. Lo trovo nutriente, idratante, compattante, tonificante, un buonissimo prodotto che però non va ad appesantire la zona o a ungere. Quindi mi è piaciuto veramente tanto. Potrei anche riacquistarlo, però tra un po' perché adesso sto smaltendo altri contorno occhi. Comunque ottimo. Ho terminato poi questo deodorante roll-on 24 ore di Veleda. Questo qua è al melograno, certificato Natru. Anche questo ve l'avevo messo insieme, mi sembra, al detergente di Omnia, non mi ricordo. Comunque, top e flop, sì, nonni, in un qualche video che vi lascio linkato. Mi è piaciuto molto, mi è piaciuta la profumazione, anche se io di solito non amo la profumazione del melograno, ma in questo caso non mi ricorda il melograno, quindi mi è piaciuto. Buon prodotto, ottimo. Potere deodorante, ovviamente ottimi ingredienti, mi è piaciuto, dura a lungo sia come effetto antiodorante sia proprio come prodotto. L'ho alternato con altri deodoranti, l'ho utilizzato sia nella stagione calda sia nella stagione più fredda, mi è piaciuto, buonissimo. Penso di riacquistarlo e questo mi è stato omaggiato dall'azienda o al Sana o al Cosmo Prof, però credo che lo riacquisterò. Non so se prendere il roll-on o lo spray, però sicuramente lo riacquisto.
Ho terminato poi altri due prodotti, anche questi omaggiati dall'azienda Alzana. Si tratta di due prodotti del marchio Aulina della linea Cocoeco. È una linea di prodotti sfusi alla spina. Mi è stato omaggiato il sapone doccia extra delicato oliva e calendula e lo shampoo purificante limone e rosmarino. Allora, partiamo dal bagno doccia. Buonissimo, profumazione delicata. Abbastanza neutra, va bene un po' per tutti, sa proprio di sapone. Mi ricorda vagamente il Marsiglia, anche se col Marsiglia non c'entra niente. Lava molto bene, rimane delicato sulla pelle. Io utilizzo la spugna, quella in retina, e fa anche una bella schiuma. Non mi è andato a seccare la pelle, a parte nelle ultime due applicazioni, e lì un pochino di pelle secca l'ho avvertita. Comunque è un prodotto anche che era abbastanza denso, ne bastava pochissimo, quindi una boccetta da 100 ml in realtà mi è durato tantissimo. Un buon prodotto, mi è piaciuto, ma mi è piaciuto molto di più lo shampoo. È uno shampoo ottimo, che anche se è purificante, trovo che sia adatto un po' a tutti i tipi di capelli, perché non è uno di quegli shampoo sgrassante o che va a seccare eccessivamente il cuoio capelluto sui capelli. È un buon prodotto, lasciava i capelli leggerissimi, luminosi, veramente molto luminosi, puliti anche per abbastanza giorni. Una bella schiumetta anche qua, questo era un pochino leggermente più liquido, una buonissima profumazione, sapeva di rosmarino, però non so come spiegarvi. Delicato, non era un rosmarino pungente. Mi è piaciuto un sacco questo prodotto, veramente tanto. Avevo messo anche qualche tempo fa, mi sembra, una foto su Instagram dopo aver lavato i capelli con questo prodotto. È un prodotto buonissimo, questo ve lo straconsiglio. Ho terminato questo Instant Matte di Essence, che in realtà avevo terminato già la volta scorsa, ma mi sono scordata di mostrarvelo. Questo era nel progetto Smaltimento Makeup, che vi linko il video. Un prodotto che costa poco, l'erogatore invece di nebulizzare vi spara getti d'acqua nel viso. Non fa durare più a lungo il make-up, però toglie la polverosità di alcuni prodotti sul viso e effettivamente mattifica la pelle. Per il prezzo che ha può andare bene, ma sicuramente c'è di meglio. Dopodiché, ultima cosa che vi mostro sono questi tre campioncini. Nel video scorso dei prodotti finiti avevo finito la mini taglia, questo giro ho finito i campioncini del solito prodotto. Si tratta della crema viso mattificante della linea Sevo Vegetal di Yves Rocher. Ho ancora altri campioncini e voglio smaltirli tutti perché questa crema mi è piaciuta molto, ha una buona profumazione, ha una buona texture, si assorbe in fretta, pur essendo mattificante e purificante per pelli miste, per pelli miste, grasse, ma secondo me anche normali, va comunque a idratare la pelle, non ve la va a seccare, ma allo stesso tempo è ottima se avete dei brufolini qua e là. Per andare un po', ecco, a migliorare la situazione. Mi è piaciuto molto. Credo che una volta che avrò finito tutti i campioncini, che avevo di questa crema, penso proprio che andrò a prendere la full size perché mi è piaciuta tantissimo. Quindi questi erano i miei prodotti finiti, fatemi sapere che cosa avete finito voi, se mi consigliate qualche prodotto. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commento e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale che in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi auguro buone feste, buon anno nuovo e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!